Continua la protesta dei lavoratori della Vivac. Dopo lo sciopero di venerdì scorso, le sigle sindacali hanno organizzato un presidio davanti al comune di Termoli per chiedere alle istituzioni di dialogare con la proprietà perché in ballo c'è il destino di 200 famiglie. Il sindaco Francesco Roberti ha ricevuto in comune i rappresentanti sindacali e le RSU per un confronto. Ho ricevuto una delegazione sia di operai che dei sindacati, mi hanno esposto alcune cose che io tra l'altro già sapevo e ora vediamo se ci sono le condizioni per poter trovare un incontro con la governanza dell'impianto, perché insomma sono cose che come dire, la politica può fare poco se non comunque trovare e mettere in campo le condizioni per far sedere tutti intorno a un tavolo e trovare la risoluzione del problema. All'interno dell'azienda continua la cassa integrazione ordinaria, 34 lavoratori interinali saranno mandati a casa e la produzione continua, ma con metà degli impianti, nonostante l'azienda abbia ottenuto dalla regione Molise un rientro delle inadempienze impiantistiche in 3 anni. L'azienda continua a chiedere ai lavoratori di rinunciare alla contrattazione di secondo livello per 3 anni e fa sapere che ripartirà subito dopo che le sigle sindacali firmeranno la rinuncia di 4.500 euro all'anno per ogni dipendente. Inoltre, i sindacati, insieme alle federazioni nazionali, hanno annunciato che la questione verrà portata al Ministero dello Sviluppo Economico. Hanno prolungato ulteriormente la cassa integrazione, si è chiesto di poter ragionare su un tavolo che fa capire che ci sono delle opportunità importanti in questa area territoriale del Basso Molise e chiaramente il sindaco e la regione possono essere il tramite per farci superare il guado.